Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi ho il piacere di provare insieme a voi questa chitarra della marca Alhambra e in particolar modo il modello 4F. 4 è la serie, mentre F sta per flamenco, ossia una chitarra che è ottimizzata per poter imparare ed eseguire le tecniche principali del flamenco e ha il suono flamenco. Una chitarra da studio ancora, però una chitarra che riserva diverse sorprese. Le scopriremo tra poco insieme. Prima di iniziare, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube cliccando sull'icona qui in basso e condividere il più possibile i nostri video. Sul nostro canale troverete tantissimi video di esemplificazione di strumenti, test, recensioni di strumenti e anche una sezione che si chiama Proviamo a rispondere, nella quale potete nei commenti inviarci delle domande e cercheremo di rispondere nella maniera più soddisfacente possibile. Bene, colpisce subito, direi, il colore, la colorazione rossa-arancio, abbastanza accesa. È semplicemente una questione estetica, è una vernice di questo colore. E per tradizione, nel mondo del flamenco, le guitarras blancas, ossia le chitarre che hanno fasce fondo in cipresso, come in questo caso in sicomoro, possono avere o la colorazione gialla o la colorazione arancione. Quello che invece è importante dello strumento è sicuramente la presenza di una tavola in abete massello con il golpeador. Il golpeador è una diciamo copertura in plastica che non penso si veda dal video, ma che riguarda tutta questa parte qua della tavola e tutta questa parte superiore, che protegge la tavola armonica da quelle tecniche specifiche del flamenco come i golpe, dove si picchia col dito anulare sulla tavola, oppure i golpe quelli tipo capirote, queste tecniche. Oltre ad avere la tavola in abete, la 4F presenta, appunto come vi dicevo prima, fasce e fondo in sicomoro, un legno un po' più povero rispetto al cipresso tradizionale delle chitarre blancas flamenche, però comunque un legno che devo dire dà i suoi risultati. Il manico è in mogano con una sezione AC abbastanza stretta, quindi un manico confortevole, la tastiera invece è in ebano. Per quanto riguarda le misure, direi che sono quelle tradizionali, più diffuse delle chitarre anche classiche, quindi un nat, una larghezza qui al nat da 52 mm e un diapason, ossia la distanza fra il capotasto e la traversina, da 650 mm. Quello che però fa la differenza vera di questo strumento è sicuramente l'azione, che è uno degli elementi imprescindibili per poter affrontare lo studio del flamenco. L'azione è l'altezza delle corde sulla tastiera e di conseguenza anche la distanza che le corde hanno sulla tavola armonica. Questo ci facilita l'esecuzione delle tecniche più, diciamo, complesse del flamenco e più specifiche di questa arte. Tecniche come ad esempio il picado, oppure la zapua, che è la tecnica che prevede che si suoni con il pollice verso l'alto, facendo questo gesto qua. E mi appoggio con l'anulare sulla cassa. Tutti i rasgheos in generale, soprattutto quelli che prevedono il fatto di colpire la tavola e le corde contemporaneamente, ok? Tecnica di arpeggio. Si mette un golpe. Questo tipo di tecnica che prevede l'utilizzo del pollice in tocco appoggiato e indice medio anulare liberi. Il tremolo e così via. Un altro aspetto della 4F molto interessante è che nel rispetto della tradizione della chitarra flamenca ha misure leggermente più piccole, non piccolissime, però diciamo ridotte rispetto alle sue sorelle tipo 7P, 8P, 9P di Alhambra. Ha una misura qui alla spalla da circa 95 mm e sul fondo invece da 102. A differenza delle classiche che sono 100 qui e 106 sul fondo della cassa. E
Ecco, tutte le caratteristiche che abbiamo visto della Alhambra 4F concorrono non solo a facilitare l'esecuzione delle tecniche specifiche dell'arte flamenca, della musica flamenca, ma anche a ottenere quel suono che ha tanto attacco, molta incisività, molta percussività, che serve soprattutto per i palos ritmici. Benissimo, a questo punto direi che è venuto il momento di sentire in azione la Alhambra 4F. Alla fine mi è venuta fuori una specie di farrucca un po' zoppicante e incerta, me ne scuso, ma è il bello dell'improvvisazione estemporanea. Ad ogni modo, l'idea era soltanto quella di cercare di rendere un pochino velocemente, rapidamente così il suono della Alhambra 4F. Una chitarra, secondo me, adattissima al chitarrista che si vuole avvicinare all'apprendimento del flamenco, a questa straordinaria arte, adatta anche a professionisti. Personalmente ne conosco alcuni che la utilizzano anche a livello professionale. Uno strumento ben bilanciato, generoso dal punto di vista del volume, della proiezione sonora. Una chitarra che io vi invito a venire a provare qui da Borsari Strumenti Musicali a Bologna in rotonda Antonio Torri 9 BC. Con questo è tutto, alla prossima!